Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare di due profumi che a mio avviso sono due poli opposti che mi attraggono, in quanto sono completamente diversi, ma alla stessa maniera ho trovato che a mio avviso sono entrambi dei profumi che attirano, attraggono, sono sensuali, sono profumi che rimangono impressi nella mente di chi li annusa. E quindi, nonostante la loro diversità, hanno queste caratteristiche a mio avviso in comune. Chiaramente tutto quello che io vi dico è una opinione soggettiva in base anche magari agli apprezzamenti che ho avuto quando ho indossato questi profumi e in base chiaramente a delle mie personali sensazioni. Sono profumi che hanno una piramide olfattiva semplicissima, ma nella loro semplicità, appunto, sono molto, secondo me, precisi, diciamo che sono quell'accessorio senza tanti fronzoli che arrivano chiaramente al punto senza tanti giri di parole. Li definirei così questi profumi. Il primo è un profumo che è sicuramente molto sensuale, molto femminile, soave, leggiadro in quanto ha una piramide olfattiva tale, però comunque ha una sua caratteristica, una sua identità ben definita, secondo me. Il secondo attrae, attira con inganno forse, con mistero, è un attimino tenebroso, cupo, è una specie di diabolica dei profumi, secondo me, questi occhi azzurri che attraggono nonostante non sappiamo quello che ci sia sotto quella maschera nera. E i profumini in questione, profumino 1 che poi è un profumone, secondo me è un gran signor profumo l'altro, sono Rose Sensuelle di LPDO o LPDO e Dark Oud di Montale. A me piace dire Montale, non mi piace Montal. Bene, allora, stiamo parlando di due profumi che arrivano dalla stessa casa in realtà, perché questo è un dupe di un profumo di Montale. Io quando ho comprato questo profumo ignoravo fosse un dupe perché l'ho comprato davvero tanti anni fa in Puglia in una bancarella al mercato che vendeva appunto profumi. E questo flacone da 100 ml l'ho pagato 20 euro. Quando il venditore me lo ha fatto provare, mi ci sono innamorata praticamente subito e l'ho preso. In realtà, dopo che l'ho comprato, ho appreso che era un dupe, ma forse anche probabilmente lui me lo ha detto, ma in quel momento non ero interessato, forse ero anche addirittura troppo giovane e non avevo questa grande, passione dei profumi, quindi per me uno valeva l'altro, nel senso, ignoravo, ok, che potesse essere il dupe di un profumo importante come Rose Musk, ma allo stesso tempo non è che me ne interessasse più di tanto, perché mi piaceva la fragranza, indipendentemente dal fatto che fosse un dupe oppure no. Quindi, provato questo profumo, che tra l'altro comunque mi ricordava molto, e poi ovviamente ho collegato che era il dupe, una persona a me molto cara che all'epoca so era una fanatica dei profumi Montal o Montale che ne aveva veramente tanti a casa e delle volte mi sembrava di percepire in lei un profumo simile a questo, ma vi ripeto, era proprio una cosa un po' così, sapete quando magari dite sì, gli assomiglia, però non ci fate caso, magari all'epoca ancora non c'era tutta questa moda dei dupe, vabbè, non lo so, comunque mi era piaciuto così com'era e l'ho preso. Su Fragrantica vi dico subito che ci sono delle notizie che sono errate perché intanto è indicato come un profumo unisex e a mio avviso, chiaro, dopo non è che c'è qualcosa che vieta a un uomo di indossare un profumo prettamente femminile o a una donna di indossare un profumo prettamente maschile. Però sicuramente definirlo unisex in quanto
Secondo me questo è la femminilità fatta persona, un attimo azzardato, quindi assolutamente no per quello che mi riguarda, questo è proprio il profumo di una donna, il profumo delle donne. E in più un altro errore sempre su Fragrantica, vabbè, quello del essere unisex è discutibile, il fatto che però ci sia scritto che è stato lanciato sul mercato nel 2020 ve lo posso garantire che non è così perché io questo qua ce l'ho da tantissimi anni, quindi non è la scoperta avvenuta l'anno scorso di questo profumo, è diverso tempo che è sul mercato. Comunque, parliamo della fragranza in sé. Mi spruzzerò questo profumo, anche se chiaramente ho già idea di quello che vi devo dire. Allora, niente. Questa meraviglia si apre con una folata di boccioli di rose rosa, freschissime, che ammaliano, incantano e ci fanno sentire proprio delle principesse, delle fate, non lo so nemmeno io che cosa mi rimanda. Comunque questo profumo si apre in maniera proprio soave, mi sembra di essere quasi in un giardino fatato dove sento in lontananza lo scorrere di un ruscello e tutte queste rose, però dai colori tenui, non vedo rose rosse assolutamente, rose rosa appena bagnate dalla rugiada, dalla pioggia, e quindi emanano questo profumo fresco, questi boccioli che si stanno per schiudere, che emanano un profumo meraviglioso. Quindi è floreale, chiaramente, è un profumo chiaramente 4 stagioni, ma che secondo me dà il meglio di sé in primavera perché stuzzica un attimino i sensi, in quanto no, iniziano a sbocciare i fiori. Il profumo delle rose durante l'autunno, durante l'inverno, è difficile da sentire. Ecco che in primavera c'è un risveglio anche a livello olfattivo, e quindi secondo me siamo più propensi anche a un profumo del genere in una stagione in cui tendenzialmente le rose iniziano a sbocciare, maggio, dipende poi dove siamo, insomma. Comunque, un profumo che ha questa base muschiata appena accennata, che gli dà un po' di morbidezza, per il resto questa freschezza, questa suavità, questa femminilità della rosa. È un profumo sicuramente che attira, che attrae, che rimane impresso, che ci fa sentire presenti a posto, non fuori posto, ma ha un pizzico, secondo me, anche di sofisticatezza questo profumo, senza eccedere però. Veramente è un profumo molto apprezzato dagli uomini come dalle donne. E non è una rosa troppo vecchia, non so come dirvi, non troppo retrò, troppo accennata, è proprio una rosa quasi cristallina, ecco, questo è il termine a cui mi aggrappo per parlarvi di lui. Lascia una buona scia, ha una buona durata e devo dire, vi sentite proprio con una sensazione di conforto che vi avvolge quando indossate questo profumo. L'ho utilizzato con molto piacere, ci sono stati periodi in cui ho utilizzato solo lui. Io poi sono tipica a mettere sempre il profumo che utilizzo durante il giorno in borsetta perché mi piace rispruzzarmelo e risentirlo. E come potete vedere, ce n'è veramente ancora poco, però non mi ha stufato e probabilmente se avrò occasione poi di ritrovarlo o magari stavolta chissà prendere l'originale a cui dicono si rifaccia Rose Musk di Montale, magari proverò a farci il pensiero. Comunque questo qua mi è piaciuto tantissimo e vi ripeto, è un profumo che attira e attrae. Altro profumo, appunto, che vi ho fatto vedere prima, che secondo me ha un attimino la stessa facoltà di
incuriosire le persone che vi stanno attorno e quindi di creare nella testa di chi sente questo profumo, no, dei quesiti, chi è che ha questo profumo, che profumo è, lascia un alone però di mistero questo qui, è appunto il Dark Oud di Montale. Io sono un amante dei profumi all'oud, così cupi, così scuri, così balsamici, così tabaccosi. E uno dei miei grandi amori è stato Black Afghano, che purtroppo ha fatto una fine tremenda perché quel boccettino che costa come un rene, che mi era anche stato regalato, mia figlia purtroppo è andata a toccarlo in borsetta, non so che cosa sia riuscita a fare perché poi sapete che i bambini hanno dei poteri infiniti nelle mani, è riuscita comunque a svuotarmi completamente la boccettina del Black Afghano, tant'è che io quando entrai in casa un giorno sentii questo odore molto forte, no? Ma non avevo ben capito perché era un periodo che me lo spruzzavo addosso, quindi me lo sentivo in maniera molto presente. Poi finché un giorno vado in borsa, sento questo odore, ormai non più profumo perché era troppo prepotente uscire dalla borsa, e quando sono andata a prendere la boccettina di Black Afghano l'ho vista completamente svuotata. Mi si è rotto il cuore, potete immaginare, e quel profumo praticamente non ho più voluto sentirlo per un bel po' di tempo perché era talmente tanto impregnata sta borsa. Poi sapete, no? Naso matto fa queste fragranze che basta una spruzzata per invadere una stanza. Potete immaginarvi una borsetta svuotata di metà boccetta di Black Afghano, che cosa non era, una bomba. Quindi questo per dirvi che comunque amo quel genere di profumi. Questo qui è un capolavoro che va compreso perché chiaramente i profumi all'oud non sono profumi per tutti. Innanzitutto, secondo me, bisogna avere una certa personalità per indossarlo sicuramente. E non è detto che chiaramente alle persone che vi stanno vicino piaccia, quindi bisogna anche un attimo capire la situazione nel quale indossarlo. Sicuramente mai per andare a lavorare, a meno che non facciate un lavoro col tacco 12, siete dei manager, siete una personalità molto importante che quindi vuole farsi sentire quando arriva, vuole lasciare anche la scia quando se ne va. Però se fate un lavoro un po' più easy, diciamo, sareste proprio fuori luogo. Ma come lo sareste anche indossando proprio quel tacco 12, magari facendo un lavoro che non ve lo consente di fare, quindi comunque lui è proprio attira, attrae, e come vi dicevo prima, è come Diabolik, questi occhi azzurri verdi che vi guardano, vi seducono in maniera però sfuggevole, ma lasciando il segno. È un profumo che rimane nella testa, rimane nei ricordi. Ed è molto contorto. Io sento una nota affumicata quasi di tabacco. Poi c'è qualcosa di mentolato. Mi sembra molto simile agli aghi di pino. Perché anche qua c'è questa nota balsamica un po' tipica di queste note, quali anche l'eucalipto, forse più che il pino. Un profumo quindi che è proprio una lingua di fumo nero che vi cattura e vi porta a sé. Indicato chiaramente piuttosto nei periodi invernali o comunque se volete utilizzarlo in estate, magari la sera, perché durante il giorno è un pochino più impegnativo, anche se io sono andata avanti un'estate intera Black Afghano, quindi adesso io vi dico questa cosa così come mi viene in mente, poi se sono nel momento in cui voglio sentirmi quel profumo addosso, estate, autunno, caldo, freddo, io
poi ci vado giù pesante. Io ricorderò sempre, ho fatto un'estate in cui sono andata avanti in testi a Redi Montale, che poi chiaramente mi ha nauseato perché usavo solo quello. Veramente tanta gente mi ha chiesto: ma che profumo è? Ma che profumo è? Ma quanto buono è? Però tanti altri mi hanno detto: cavolo, questo qua è una bomba, magari la prossima volta evita. Mi è successo anche questo, chi mi abbia detto, magari sul posto di lavoro, di smorzare un attimino il profumo, che per quanto abbia queste note esotiche, però effettivamente è tanto caldo, tanto avvolgente, non è detto che sia sopportabile in estate. Comunque, seducente, avvolgente, misterioso, cupo scuro, e sicuramente anche lui manda questo messaggio appunto tra le righe di voler un attimino non passare inosservato e rimanere impresso nella testa di chi lo sente. Mi piacciono molto, completamente diversi. Questo profumo del 2011, come note olfattive, ha l'oud e il sandalo, mentre questo qua, come note di apertura alla rosa, come note centrali sempre rosa e gelsomino, e come note di base ambra e muschio, quindi comunque sono dei profumi con una piramide olfattiva molto easy per quello che riguarda la lunghezza, ma non altrettanto easy per quello che poi danno. Io adesso ho finito, spero di non avervi annoiato, ma di avervi dato qualche nozione, qualche consiglio in più, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!